Nell'anno del Signore 1480, i cittadini posarono le loro gole perché venissero troncate dai turchi per la fede di Cristo. Sacrificio massimo, ma soprattutto sacrificio meridiano. Appena arrivi a Otranto, chiunque tu sia, verrai avvertito che è città di martiri e di martiri uccisi orrendamente per Cristo, con Cristo, in Cristo. Sono nata in Olanda. Mio padre viveva copiando i quadri di Vermeer e Rembrandt, eppure non sapeva copiare Van Gogh. In questo sud che è già Oriente, il mare è più leggero, più lieve. Gli azzurri hanno trasparenze che da noi non puoi neppure immaginare. Qui il mare non ti inghiotte, ti porta via esitando. Com'è possibile svanire nel nulla? Ormai conoscevo quell'ora meridiana in cui i demoni scelgono di rivelarsi, quando i raggi del sole piombano allo zenith. Ti aspettavamo, Belli. Per me ormai quel mosaico rappresenta l'eterno ritorno e non ha tempo. È una storia da mettere a punto. Sto seguendo l'unico ordine possibile, ma so che lo sto facendo per paura. La paura di leggerlo al contrario. La paura di essere qui. Puoi passare da Otranto e non accorgi di nulla, perché non sei stato capace di vedere oltre le apparenze. Ma se entri nel tempo fermo di questa città, allora capisci che soltanto qui tutto è possibile.